Iniziamo a disegnare le ali. Umana! Sì? Che stai facendo? Un nuovo tutorial. Ah, era ora! Ha ragione. Quando il disegno è ultimato, passiamo al computer per proseguire il lavoro con un programma di grafica, come Photoshop o GIMP. Per aggiungere particolari, duplicare l'altra ala specularmente e creare varie scale in vari colori. Infine, su un foglio di acetato facciamo una stampa laser dell'immagine ad alta risoluzione che abbiamo creato. Ritagliamo le ali con un tappetino da embossing o un semplice tappetino da mouse. Iniziamo a lavorarle ad embossing utilizzando il dot tool. Giriamo l'ala dall'altro lato e iniziamo a lavorarla con la punta tonda. Umana! Sì? Che fai? Altre ali di fatine? Sì, ispirate a quelle di cicala. Oh, ma è una volta che modella carote però! Neanche un po' di cicoria! Ma... ho formaggio! Ho pinoli! Infatti, voi che dite? Scrivetecelo pure voi nei commenti! Ma... grazie amici! Adesso basta importunare i nostri follower però, eh? Va bene! Tornando a noi, costruiamo l'armatura per le ali con il filo metallico che faremo aderire all'acetato con la colla. Adesso possiamo dare ulteriore tridimensionalità con il Lisa Pavelka Magic Gloss. Sotto la lampada UV e sono pronte per volare. Ciao ciao amici, grazie per averci guardato e mille grazie a chi condividerà. Un saluto anche dal vostro amico Topino.